Ciao, ciao a tutti, vediamo se si connette qualcuno, faccio un esperimento dal telefono, oggi la cornice è quella di Torino, visto che è tanto di moda, sono ospite nell'ufficio del signor Luca. Ok, vediamo se si connette qualcuno, intanto controllo. Oggi voglio parlare di flipping del lead, che è una roba, un concetto che, di cui non parla nessuno, però è una cosa che è molto importante per quanto riguarda il marketing, per quanto riguarda il social selling, che bisogna sapere soprattutto gestire. Vediamo soltanto se si sente tutto, se qualcuno sta guardando mi dica se si sente. Lasciate un commento, mettete like, fate tutto quello che dovete fare. Ditemi se si sente bene perché sono col cellulare oggi, quindi intanto vado a sbirciare la mia pagina da qua, ma dovrebbe essere tutto a posto. Lasciate un commento se si sente, perché non sono mai certo di Facebook, non mi posso fidare, quindi dovete dirmelo voi, sì, si sente bene, ti vedo. Ok, sì, tutto a posto, ci sono. Perfetto, oggi giorno di ponte. Se state guardando in differita, andate avanti finché non trovate il momento in cui parlo. Aspettiamo che si connette qualcuno. Intanto ditemi se si sente, ragazzi, e poi parto. Oggi sono live in una location nuova. Sto facendo un lancio, quindi in realtà sto seguendo le cose in differita, ma comunque sto facendo sempre quello che va fatto, quando va fatto. Ditemi intanto se si sente, aspetto che qualcuno si connetta. Oggi giornata di ponte, diretta differente dal solito, location differente. Ok, perfetto. Allora, il flipping è una tecnica che ho idealizzato io, estrapolato io con questo termine, no? Diciamo. Cosa si intende per flipping del lead? Si intende che, benché noi facciamo social selling, quindi partiamo, da un concetto di web marketing che si sviluppa, parte, inizia dai social, il nostro scopo, come dico sempre, è quello di far fare delle azioni dirette al nostro lead. Quindi il prima possibile io devo essere in grado di spostare un lead, quindi una persona che è un mio potenziale cliente, un prospect, cioè aver fatto l'azione di vedermi, devo spostarlo subito da un'altra parte. Quindi più azioni gli faccio fare nei miei confronti, più aumento il grado di interazione, la difficoltà di questa azione, più diventerò bravo a monetizzare, nel senso che se inizio da chiedere, per dire, di guardare una mia diretta, come potrebbe essere adesso, poi il discorso diventa più complicato quando comincio a chiedere i dati, quando comincio a chiedere magari dei dati oltre che la mail, magari chiedere anche i dati personali, il numero di telefono per fargli una telefonata, piuttosto che chiedergli se avessi uno studio di venire in studio da me, oppure di venire in un negozio fisico, un evento, partecipare, insomma quello che è l'azione poi diretta della persona. E poi ovviamente comprare, ricomprare, diventare mio fan. Quindi il flipping è quella determinata disciplina che ti insegna a portare le persone, ciao Francesca, a spostare le persone da un punto all'altro. Quindi io devo diventare bravo, se voglio fare social selling, quindi voglio diventare bravo a fare profitto partendo dai social, il discorso che devo fare, cioè devo essere bravo a spostare subito il prima possibile le persone, mentre che sto facendo il mio funnel educativo, portare le persone a spostarsi da punto A a punto B. Molte persone io vedo che fanno video, ok? Ne vedo tantissime che fanno video su internet, fanno i loro video, però non capisco mai, e quello è uno dei grossi errori, anche degli errori che io vedo quando le persone chiedono il mio aiuto, magari per le ads, no? Il grosso errore è che non riesco a capire quando queste persone arrivano a fare il flipping, ovvero quando è che tu fai spostare il tuo prospect dal format educativo, quindi dai video che stai facendo, a un'altra parte.
Il discorso è quello: se tu non sei capace a spostare le persone da un punto A a un punto B, quando si tratta di social selling, ma nel marketing in generale, anche nel marketing offline, no? Il tuo scopo, quale deve essere? Deve essere quello di dire: ok, ragazzi, hai letto il mio advertising, la mia pubblicità, ti piace, hai visto chi sono? Fai questo per me. Il discorso è quello: fai questo per me. E nel social selling è uguale. Il difficile oggi è ottenere l'attenzione delle persone, ok? State vedendo anche voi, non è facile, per quanto tu possa essere bravo, incollare la persona al social network, perché le persone sui social stanno meno e devono essere molto motivate e molto interessate a quello che dici. Quindi le tue informazioni devono essere di livello superiore. Dal momento in cui tu dai informazioni di livello superiore, quindi in realtà stai facendo un buon lavoro, le persone ti seguono, interagiscono. Ciao Nadia. Allora lì ti sarà più facile dire: ok, ragazzi, avete seguito fino adesso quello che ho detto, fate questo per me, ok? Spostate dal punto A al punto B, quindi create un'azione nei miei confronti. Mi raccomando, ditemi se sente bene, fate like, interagite un attimo. Lo so che oggi è giorno di ponte, non avete voglia di fare un cazzo e va bene. In realtà io sto facendo un lancio, sono qua che lavoro con Luca nella sua location. Ciao Nadia, ok, sì, grazie, grazie per i cuoricini. Sparate like, così facciamo interazione organica, è inutile mentire, aiutatemi a pompare la pagina perché così più persone possono vedere in maniera organica e gratuita. E fatelo perché vi sentirete meglio. E soprattutto dopo che imparate a fare bene queste azioni, cominciate a strisciare la carta di credito nei miei confronti, che è ancora meglio. Quindi parliamo di flipping, parliamo di un'azione importante, ovvero come si fa a catturare l'attenzione delle persone e poi cominciare a chiedere a queste persone di fare azioni nei nostri confronti. Queste azioni noi dobbiamo essere bravi a persuadere le persone, quindi lì entra il gioco il nostro copy, la nostra capacità di vendita e la capacità di chiedere alle persone di fare: ok, inizia da un'azione piccola, inizia guardando i miei video, inizia a seguirmi, inizia a mettere like, a share, poi lasciami l'email, magari a fronte di un free buy, ovvero di un front-end gratuito, quello di un magnet, ovvero io ti dico: metti la mail qui, guardati il video gratuito, fai un'azione nei miei confronti. Queste azioni devono diventare sempre più importanti, quindi fino ad arrivare a chiedere poi i soldi alle persone. Purtroppo le persone a volte si vergognano di quello che facciamo. Noi vendiamo, ragazzi, vendiamo, vendiamo, dobbiamo vendere. È inutile parlare di business e di marketing se alla fine non ci mettiamo la vendita. Quindi siamo qua per vendere, non c'è da vergognarsene. Quindi in realtà il flipping cos'è? È l'arte, ok, di prendere le persone e spostarle da un punto A a un punto B. Nessuno vi parla di questo, ve ne parlo io. Dovete fare format educativi, dovete catturare le mail, fare il vostro database. Lo fate il database perché è importante. Dovete tenere il database attivo, caldo, per chiedere azioni poi dopo ancora più corpose. Oggi ancora con l'email marketing si vende bene, cioè l'email marketing è essenziale. E catturare un lead ha un costo, cioè si fa a pagamento. Le advertising, le ads servono esclusivamente per ottenere un'azione dal mio prospect, non serve per nient'altro, non serve per farsi conoscere. Se qualcuno vi dice fai video per farti conoscere, a me di farmi conoscere dalla gente non me ne frega un cazzo, io voglio vendere, e per vendere devo ottenere assolutamente in ogni cosa che faccio un'azione da parte del prospect o del potenziale cliente, del potenziale pubblico. Ciao Fernanda, hai visto dove sono? Dovresti riconoscere la location. C'è Fernanda Paggio che ci segue. Ciao. E quindi mi raccomando, ragazzi, quindi questa cosa è molto importante, ovvero cercate di essere furbi quando fate format educativi, quando fate i vostri video, quando fate i vostri post. Dovete sempre cercare di fare un flipping del vostro prospect, ok? Dovete fargli fare un qualcosa. Dovete dare un qualcosa di incredibile perché lui dica: ok, adesso ti do la mail, ok, adesso ti do i miei dati, ok, adesso ti do la carta di credito, striscio carta di credito, compro, vengo a comprare da te dovunque tu sia, accetto la tua consulenza, va bene, accetto il tuo preventivo. È un discorso sempre di flipping, non esiste nient'altro. Lo scopo grosso, cioè il social selling, che è l'arte di creare business profittevole partendo dai social, in questo caso da Facebook, è assolutamente
di primaria importanza, non pensiate che sia tanto diverso, cioè è sempre marketing, e nel marketing è far fare azioni al nostro potenziale cliente, sempre azioni, tenere l'attenzione, far fare azioni, portarlo da perfetto sconosciuto a una persona che compra e ricompra e diventa fan. Non mi stancherò mai di dirlo, tant'è. Volevo farvi vedere qualche dato, ve lo farò vedere magari un altro giorno, perché oggi sto facendo un esperimento col mio database. Tanto potrei farvi vedere i numeri, non è che c'è nessun problema, tutta in netta trasparenza, però aspetto che siamo un po' di più. Oggi la live la vedo, l'orario è un po', cioè soprattutto il giorno, magari tanti stanno facendo ponte, stanno svaccando, qui abbiamo le colline torinesi, questa è una collina torinese, si chiama Luca, dietro non si vede ma c'è la collina, quindi oggi siamo anche noi in location relax, ma in realtà stiamo lavorando, stiamo facendo anche altre cose che poi magari più avanti vi dirò, adesso non è ancora il momento. Nadia, cosa dici? Stai lavorando tu, Nadia? Sei a lavoro? Perché qua non si molla un cazzo e dovrebbe essere giusto che sia così. Ci rilasseremo quando saremo morti. Ah, fai il ponte, tutti quanti fate il ponte, facile così, eh. E beh, dai, comunque, l'importante è fare grana anche quando c'è il ponte. Se riuscite a fare grana, ben venga, o almeno impostare il lavoro per i giorni successivi. È una di quelle cose che non può mancare. E comunque questa è una cosa importante. Purtroppo io ho visto un po' di corsi che fanno, di marketing, di advertising su Facebook. Comunque, niente, manca. Manca questa cosa, non si parla delle cose fondamentali, cioè il fatto che una persona ti dica schiaccia questo tasto, imposta quest'altro, non serve a niente. E la cosa da fare, ragazzi, è assolutamente avere la strategia in testa, ovvero spostare le persone da punto A a punto B. Ok? Vi saluto, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao.